ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un brand nuovo per me. In realtà ne avevo sentito un po' parlare in giro, conoscevo il brand, ma non ho mai provato prima di adesso i loro prodotti. Sto parlando di Laboratori Sabatelle, ovvero un brand tutto italiano fondato da un chimico appassionato del settore cosmetico, quindi mi piace un sacco questa cosa perché anche sono specializzata nel settore. Parleremo infatti di cosmesi fitoconcentrata, tra l'altro queste sono tutte le loro certificazioni, per cui cruelty free, vegetarian, utilizzano prodotti dai packaging molto semplici in modo che siano anche facili da riciclare e possiedono anche la certificazione Cosmo Organic. Ringrazio il brand perché mi ha inviato questi due prodotti appunto da provare, da farvi vedere. In particolare vedremo da vicino questa crema viso dall'effetto matte. Eccola qui. Il packaging, come vi dicevo, è molto minimal ma è super grazioso. Questa qui in particolare è un'emulsione fluida, quindi dall'effetto normalizzante. Già qui leggiamo gli ingredienti principali, quindi acqua di amamelide, fior d'aliso, estratto di bardana, che sono principalmente ingredienti astringenti e quindi aiutano una pelle mista o tendente al grasso. Il suo effetto è quindi opacizzante. Qui spiega un po' come applicare, quindi al mattino e alla sera. Se vi interessa, sito web e inci per i più appassionati. Come vi dicevo, il brand ci tiene molto a sottolineare il concetto di cosmesi fitoconcentrata perché effettivamente il prodotto esteticamente è molto molto semplice e minimal, nonostante ciò secondo me è molto elegante e carino, ma quello che è importante è proprio l'inci del prodotto. Infatti qua vediamo appunto gli ingredienti principali, sono quelli riportati anche qui, che danno quindi l'efficacia al prodotto e sono effettivamente quelli utilizzati in quantità maggiore. Infatti appunto leggiamo acqua, Mamelis Virginia, Aloe Barbadensis, nicotinamide, eccetera eccetera, ma comunque adesso la vedremo più nel dettaglio. E il secondo prodotto che mi hanno mandato non è un prodotto viso, bensì un prodotto casa. Allora, io vi dico solo che l'ho già usato e lo adoro alla follia. Si tratta di una fragranza per ambienti a base di mele e fico. L'odore è fantastico, ma adesso lo proveremo direttamente. Mi hanno lasciato da provare anche questi campioni per il corpo, nello specifico il fluido idratante corpo, crema corpo, prova costume, che non fa mai male, e infine crema giorno idratante. Questi qua magari ve li farò vedere più da vicino nei reel e negli shorts, quindi rimanete sintonizzati. Mi hanno mandato anche questo comodissimo catalogo dove appunto troviamo tutta la storia del loro brand e i prodotti principali con le relative descrizioni. Quindi peschiamoli subito. Inoltre mi dimenticavo a specificare che non si tratta solo di un brand appunto di prodotti viso, ma come vi ho accennato anche prodotti home, ma non solo, anche prodotti corpo, trattamenti specifici, capelli e chi più ne ha più ne metta. Quindi vi consiglio di dare un'occhiata al loro sito che magari vi lascio giù in descrizione. Questo qui è un esempio di quello appunto che trovate all'interno del catalogo, qui in particolare il prodotto quindi che hanno inviato a me per gli ambienti con fragranza fico e mela. Come si legge e si intuisce già dalle altre fragranze, che sono per esempio fiori di tere, melagrana e uva, pomodoro verde e more, non sono delle fragranze banali, anzi molto ricercate in collaborazione con i migliori nasi francesi. Buona. Questa qui è particolarissima perché si sente sia il dolce dato dal latte di fico, sia l'asprezza un po' acidula della mela, e la combo è pazzesca. Inoltre esiste sia in questa versione, quindi 100 ml, sia in quella più grande da 200. E questi qua sono bastoncini in 40 cm di rattan, credo si pronunci. E siccome non vedevo l'ora, proviamo subito la fragranza e poi andiamo con la skincare. Eccolo qui, già devo dire che in pochi minutini sento una fragranza buonissima in casa e spero che si diffonda presto avvolgendo tutta la casa perché è veramente buona. Inoltre per qualunque domanda o curiosità basta andare sul loro sito web, qui troverete la loro storia, i loro prodotti. Come vedete si può scegliere la categoria, quindi viso, corpo, capelli, home, e andando in basso trovate tutti i prodotti e le relative descrizioni, ingredienti eccetera. Come vi accennavo poco fa, questa qui è l'emulsione da vicino, emulsione fluida normalizzante ad effetto matte, made in Italy, il loro sito. Qui sul fianco leggiamo che si tratta di 30 ml, un prodotto non testato sugli animali, riciclabile con un PAO, quindi periodo dopo l'apertura, di 3 mesi. Questa qui è la texture,
quindi molto molto liquida, sicuramente sarà leggerissima sul viso, quindi non vedo l'ora di provarla. Posso dirvi che già avendolo provata sulla mano, adesso per farvela vedere da vicino, ha un odore molto piacevole, quasi talcato, e l'effetto sulla pelle è immediatamente matte già sulla mano, quindi non oso immaginare in viso. Questo è dovuto alla presenza del biossido di titanio, inoltre forse dalla telecamera non rende, ma il colore è leggermente bluastro verdino. Contiene quindi la nicotinamide, quindi la vitamina B3, che è ottima appunto nel caso di pelli o con cupe rose o comunque appunto a tendenza mista grassa. Il consiglio è quello di insistere nella zona T, quindi quella che si lucida più in fretta, quindi naso e fronte. Tra l'altro non so se si nota, ma qui mi fa malissimo perché si sta spuntando un brufoletto molto fastidioso. Quindi speriamo che questa crema normalizzi a dovere. Una volta applicato la crema con movimenti che vanno dall'interno verso l'esterno, cerco sempre di tamponare un po' per farlo assorbire meglio. Questo è l'effetto dopo averla applicata. Sento effettivamente la pelle effetto matte, come se fosse cipriata. Magari vi faccio vedere la differenza con una classica crema e questo fluido qui. Questa qui è per esempio la crema che utilizzo di solito. Questo qui invece è il fluido normalizzante ad effetto matte. Questa è la stesura della prima, non so se si nota. È proprio molto setosa al tatto. Considerate che entrambi sono due fluidi adatti a pelle mista. L'effetto sulla pelle di questa crema qui in particolare è molto 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 leggero. Quindi ce la vedo benissimo per una pelle mista come la mia, ma secondo me anche grassa. O appunto come consigliano sul sito se si hanno dei rossori come la cupe rose, perché in questo caso la nicotinamide, quindi la vitamina B3, aiuta tanto. Tra l'altro una comodità che secondo me è una vera figata è inserire poi questo tappuccio qui, così nel caso in cui viaggiate il prodotto non si apre per sbaglio. L'effetto secondo me è molto molto carino, chiaramente la testerò nell'arco di questi giorni, quindi se non siete ancora iscritti al canale è giunto il momento di farlo e non dimenticatevi di sbirciare anche Instagram, perché lì pubblico spesso reel, recensioni e foto dei prodotti anche da vicino. Io ringrazio tantissimo il laboratorio Sabatel per avermi mandato questi due prodotti. Per il momento li trovo davvero validissimi e sono contenta di aver appoggiato un'azienda italiana di questo tipo. Mi raccomando, date un occhio anche al loro sito web se volete sapere di più sui prodotti. Io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo in prossimi video. Ciao!